Ritorno, ritorno in linea con una riflessione. Eh, molto spesso nella preparazione fisica eh, prodromica a, ad uno sport c'è una grandissima ricerca di riprodurre al di fuori dello sport, nel corso appunto della, della muscolazione, quindi della preparazione muscolare, un gesto che in qualche modo ne, ne rispetti le traiettorie, ne ricordi le traiettorie. Io non so se questo sia poi così, così importante e soprattutto se l'energia che qualcuno spende nel eh, mettere a punto questi, questi macchinari sia poi così importante. Vorrei parlarne con Giuseppe Loria per tutti e Beppe Loria per me. Paolo, ciao, sì. ciao, so ci per ciao Paolo, ciao. Ciao, ci sei Beppe? Ciao Paolo, ciao, un piacere sentirti. E anche a me, fa sempre piacere sentirti, vederti ed ascoltarti. E spiego in due parole chi è Beppe. Beh, chi è Giuseppe? Scusate, per me è Beppe. E Giuseppe è un appassionato di sport e di movimento ed è un tecnico della Federazione Italiana Pugilistica e è un tecnico che dice: Sono diventato tecnico per amore del pugilato. Quindi già qui c'è la presentazione, diciamo, del, dell'uomo, oltre che del tecnico. E ci parlerà proprio della preparazione neuromuscolare sport specifica. Dico bene Beppe? Sì, sì correttissimo. correttissimo, E allora ti lascio volentieri tutto, ti lascio tutto micro e palcoscenico. Grazie Paolo. Uh, intanto posso esordire soltanto con un accenntano a tutti perché mi sembra doveroso salutare e ringraziare chi mi ha convocato e ospitato quest'oggi e veramente un grazie di cuore alla Scuola regionale dello sport Regione Sardegna, ma anche a voi moderatori che state continuando questa maratona incredibile. Bene, nei pochissimi minuti che spero siano volino per voi, ehm, che ci portiamo a, a passare insieme, vorrei fare due cose semplici. La prima è quella di condividere un ricordo che ci porterà a parlare di preparazione atletica, come hai pi più o meno preannunciato. E la seconda è quella di creare un link, un collegamento tra la preparazione atletica e la prestazione sportiva. Bene, il mio ricordo risale al novembre del 1996, me lo ricordo benissimo perché era il giorno del mio compleanno e sono riuscito ad andare per la prima volta in una palestra di pugilato. Era un po' una cosa osteggiata dai miei genitori, anche se io venivo dal basket e, dalla, e dal judo, comunque sport di contatto. Ad ogni modo mi innamorai subito di quell'ambiente che sembrava surreale, veramente come di entrare nel set di un film. Eh, su, su un angolo c'era il ring che occupava un posto tutto suo, illuminato come se fosse un altare e immancabilmente ogni tre minuti e un minuto, il tempi di round, suonava il gong. Eh, tutto trasudava veramente non solo di odore di sudore, posso essere sincero, ma anche di, di sacrificio e di umiltà, soprattutto di umiltà. Bene, queste, queste caratteristiche mi portarono ad appassionarmi sia da un punto di vista... Eh, pugilistico, pratico, che poi eh, in, in seguito da un punto di vista um, tecnico eh, per far, far sì che io diventassi un, un, un tecnico della federazione. Bene, ma tornando al pugilato, alzi la mano chi non ha mai visto, o nei film, o piuttosto negli allenamenti in rete, che oggi penso che vadano per la maggiore. I pugili, anche i professionisti più blasonati, portare colpi con i sovraccarichi 1, 2, 3, 4 kg. E ricordiamoci per i non addetti ai set al settore, che il guantone in gara è 10 once, quindi circa mezzo chilo, poco più di mezzo chilo insieme alla fa alle fasciature. Bene, anche io l'ho fatto ed è una um, qualità, o meglio, una cosa che ho notato in tantissime palestre in cui sono andato ad allenarmi e ad allenare me stesso. È una prerogativa che in realtà è semplice pensarla, perché eh, quando io penso a portare un sovraccarico, un gesto specifico, penso subito che quando tolgo il sovraccarico, poi sarò più performante nel gesto stesso. E il ragionamento che sta alla base è proprio questo. E confrontandomi con eh, tecnici di altri sport, come il ciclismo, il nuoto, eh, il judo stesso. Eh, mi hanno confermato che questo ragionamento viene spesso utilizzato in preparazione atletica. Che ne so, eh, utilizzo una bici più pesante perché poi dopo quando in gara avrò una bici più leggera sarò più veloce. Piuttosto che eh, in preparazione atletica nuoto a secco, quindi cercando di imitare il gesto della mia disciplina e magari con dei sovraccarichi e penso che questo mi aiuti poi a essere più prestante quando poi andrò in piscina a nuotare. Eh, onestamente io l'ho fatto per quanto riguarda il pugilato e ripeto è una cosa che contraddistingue moltissime palestre e moltissimi, come dicevo prima, eh, video di, di pugili che si allenano. Ma ci siamo mai chiesti se questa metodica, quindi allenare il gesto specifico in preparazione atletica con un sovraccarico, pur rispettando quelle che sono le traiettorie tecnicamente conosciute per ogni disciplina possa portare poi un effettivo vantaggio quando poi devo andare in, in gara? Bene, per poterlo fare, eh, abbiate un attimo la pazienza di seguirvi in un ragionamento. Beh, il gesto tecnico è un, non altro che uno schema motorio sostenuto da, eh, fondamentalmente da quattro caratteristiche. La prima è la tecnica, cioè se io devo eh, tirare un pugno piuttosto che fare canestro, devo sapere come, quindi la, la, la parte esecutiva del gesto. La seconda sono le componenti condizionali, la forza, la resistenza, la, la velocità. La terza sono le componenti coordinative e dell'articolarità, cioè quel, quell'insieme di capacità del mio corpo che gestisce la qualità del gesto sportivo. E l'ultima, assolutamente non per ordine di importanza, è la parte propriocettiva, cioè quell'insieme di capacità che regolano la, la posizione e contestualizzano la mia posizione nel tempo e nello spazio, ma non solo anche quelle insieme di capacità che contestualizzano la posizione dei miei arti una rispetto all'altra. Basti pensare alla difficoltà alla quale si trova un ginnasta nel fare eh, in una verticale e rimanere con un braccio solo sulle parallele, oppure all'incredibile percezione che ha dello spazio un calciatore o un giocatore di basket che prende un assist e fa gol pur non sapendo da dove sta arrivando la palla. Bene, per poter allenare eh, queste caratteristiche... Sono tutte sostenute dal sistema nervoso centrale, che è il nostro cervello, che attraverso il midollo spinale e le migliaia e migliaia di ramificazioni e di innervazioni gestisce queste informazioni per produrre poi il gesto sportivo, nell'ordine di millisecondi. Per poter allenare e quindi rispettare anche le quattro caratteristiche eh, durante la preparazione atletica eh, dovremmo cercare di capire che questa cosa è estremamente complessa e diciamo così perde la sua efficacia perché perde la sua efficacia perché le eh, variabili alla quale il sistema propositivo per esempio è soggetto sono eh, fortemente um, dipendenti dalla situazione in essere, quindi basti che per esempio cambi la, la, la temperatura, la, la pressione o eh, l'elemento le, le, in cui mi sto allenando che questo perde di efficacia, oppure anche la risposta positiva di un avversario diversa da quello che ci avevamo mh, pronosticati e chiaramente questo tipo di variabile fa scendere incredibilmente l'efficacia del mio allenamento oppure ancora la letteratura ci viene in aiuto attraverso ehm, quello che riguarda lo studio di tutto quello che sono gli apprendimenti delle schi motorie e ci, ci insegnano che non supportano esercitazioni che sono simili ma non uguali. Quindi per esempio posso essere estremamente bravo a, a nuotare in mare con correnti, con uh, l'acqua salata, eccetera, ma non uh, performare perfettamente in, uh, in piscina. Quindi, Cosa possiamo fare affinché eh, la nostra preparazione atletica ci porti eh, in un certo qual modo ad ottenere il nostro risultato sportivo? Bene, se noi facciamo un passo indietro, notiamo che la scheda che ho visto prima si può leggere anche al contrario, cioè notare che il sistema nervoso muscolare è la parte fondamentale che gestisce le, quattro, eh, le nostre quattro variabili. Quindi cerchiamo di spostarci sul sistema nervoso eh, centrale in che modo facendo sì che le richieste sport specifiche che differenziano tutti gli sport siano allenate in modo coerente con quello che eh, risulta poi interessante essere da un lato la richiesta sport specifica per quanto riguarda la funzione, forza e velocità della nostra disciplina sportiva, che viene matematicamente ehm, sintetizzata dalla curva di Hill, che poi vedremo fra un attimo. E dall'altro un'attività che sia il più possibile coerente, ripeto questa parola perché spero che passi eh, come messaggio a chi ci sta seguendo, coerente con, con che cosa? Con le richieste a livello di coordinazione inter e intramuscolare, perché sono la parte che gestisce il nostro sistema. Nervoso centrale. Che la, mh, passiamo brevemente a spiegare che cos'è una e che cos'è cosa eh, cos l'altra, quindi la coordinazione intramuscolare è tutto quell'insieme delle capacità del sistema nervoso centrale di rendere efficace la contrazione muscolare a livello di forza, quindi produrre forza a livello di contrazione muscolare. E in questo caso fanno parte, fanno capo, quelle caratteristiche come il reclutamento, la sincronizzazione, il ritardo elettromeccanico, piuttosto che la, sincro la, 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 la sincronizzazione stessa della frequenza di scarica, pardon. Da un punto di vista invece eh, intermuscolare sono quelle sono la capacità quell'insieme di capacità del sistema nervoso centrale di rendere fluido un gesto che noi abbiamo imparato piuttosto che coordinare al meglio le catene eh, kinesiologiche o la catena kinesiologica che viene eh, richiamata nel gesto sport specifico a questo fondamentalmente fa capo tutto quell'insieme di capacità appunto che fanno sì che la forza sia trasformata in un gesto dinamico ora Abbiamo parlato della curva di Hill e di come praticamente in relazione forza-velocità ogni disciplina sportiva possa essere catalogata all'interno di questa curva. E sappiamo, sappiamo che eh, le discipline sportive si possono distinguere fondamentalmente in due grosse famiglie, quelle che eh, richiedono movimenti ciclici, cioè dove il gesto sportivo viene ripetuto nel tempo, oppure quelle di situazione o acicliche. Dove la prestazione sportiva richiede un singolo gesto, oppure combinazioni di schemi motori differenti, come possono essere appunto il calcio e tutti gli sport a combattimento. Ora, ragionando, eh, venendo al clou del discorso, cioè da un punto di vista neuromuscolare cosa dovremmo fare per rendere più efficace la nostra preparazione atletica. Concentrarci su che cosa? Sulla coerenza, per esempio. Uh, su uno sport che è aciclico come il golf o il lancio del peso, cercare di capire che lavorare da un punto di vista coerente, cioè a livello di contrazione intramuscolare, dove la, poiché lo sport si avvicina di più uh, in situazioni che richiedono la massima espressione di forza nell'unità di tempo uh, in un singolo gesto, e quindi ci avviciniamo a quelle, a quel, um, quelle contrazioni che non richiedono. Uh, che non richiedono spostamento articolare, quindi le famose isometriche, che non, non producono meglio spostamento articolare, ma che hanno altissima intensità. E questo migliorerà quelle quattro caratteristiche di cui parlavamo prima, quindi il reclutamento, piuttosto che la, la sincronizzazione o quant'altro. Se invece ci spostiamo su sport ciclici, dove invece il gesto sportivo è richiesto nel tempo, ecco che da un punto di vista prettamente ehm, neuromuscolare, lavorare su un'isometrica massimale o sovramassimale ha meno coerenza e ci dovremmo spostare leggermente più in basso verso la curva di dove eh, è più importante, dove sarà più importante concentrarsi beh, a, sulla sincronizzazione dei movimenti, sulla, sulla coordinazione di quelle che sono le contrazioni e la tempistica delle contrazioni muscolari proprie del nostro sport, e quindi l'alternanza tra le isometriche, le concentriche e le, e le, e le centriche eh, richieste dal nostro gesto sportivo. Se invece andiamo verso eh, sport che sono di situazione, come può essere tutti gli sport da combattimento, il calcio, il basket o quant'altro, vediamo che richiedono sia eh, contrazioni muscolari, eh, richiedono sia forza da, da posizioni di fermo, di isometriche, e allo stesso tempo richiedono anche che questa forza poi venga protratta nel tempo in movimenti ciclici. E quindi più intelligente, tra virgolette, perdonatemi il, il, il gioco di parole, è lavorare da un punto di vista neuromuscolare su contrazioni che prediligano la coordinazione tra le due, e quindi movimenti balistici, esplosivi e eh, pliometrici. Bene, con questo volevo cercare di far capire a chi ci sta seguendo che bisogna essere focalizzati nel target che, che noi cerchiamo di andare a raggiungere. Eh, il più possibile, in modo da disperdere meno tempo possibile e rendere la nostra eh, preparazione atletica il più possibile efficace. Quindi per rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio, cioè esiste una metodologia o comunque un'attività un che renda la nostra preparazione atletica lontana da quella che è il presupposto di gara, ma che ci... Aiuta a costruire quel, quel substrato che poi, in preparazione e con la priorizzazione, sarà più, eh, più attiva e più eh, coerente. Eh, rispetto all'attività che noi dobbiamo eseguire, beh, mi viene da rispondere di evitare di tirare eh, pugni con i sovraccarichi, di, di evitare di nuotare fuori dall'acqua e di usare bici appesantite, ma quella di dedicarsi ad, ad, ad attività sportiva neuromuscolare coerente con le richieste prestative che dobbiamo conoscere, magari il più possibile individualizzate e che eh, ci consentano di far sì che il nostro, nel nostro tempo dedicato alla, alla preparazione atletica sia ottimale. Perché ricordiamoci che sicuramente correre veloce non ha senso se la direzione è sbagliata. A volte la direzione stessa è la cosa più importante. Io ho concluso il mio intervento. Grazie. Ringrazio. Grazie Beppe, è stato un, un intervento veramente, come posso dire, schematico, ordinato. <ride> e che ci permette diciamo, di fare ciascuno le proprie riflessioni nella direzione che vogliamo, però sicuramente non è un intervento fuorviante, ecco diciamo così. Volevo farti una domanda, ma in uno sport ciclico sì. eh, tu credi che nell'ambito della preparazione dell'aumento dell del picco di forza? Eh, sapendo che in definitiva noi possiamo scegliere tra tre diverse soluzioni, Riguardanti proprio quella che è la coordinazione intermuscolare, cioè della catena kinesiologica che sarà sempre la stessa parlando di uno sport ciclico, e tra, tra quella che ha una minor coordinazione intermuscolare come l'isometria perché va a reclutare tutto insieme. E quella che invece ne ha un po' di più, che è collegata all'aspetto isotonico, dove possiamo però avere lavorare sulla parte alta del piramidale, cioè un rm, due rm, 3 rm, oppure possiamo lavorare sulla parte un po' più bassa, rimanendo al di sopra di quello che è il confine limite considerato del 70% dove però allora ci possiamo trovare a costruire la forza magari con delle 5-6 ripetizioni 5-6 rm e anche rmp maximum power come Fermo restando che verosimilmente mi dirai lavoro in tutti e tre i modi, ma qual è il modo che andresti a privilegiare rendendo gli altri due presenti ma comunque a disposizione e subordinati al, al modo che hai scelto? Eh, io onestamente penserei molto a dove è carente il mio atleta. E se non è carente, eh, per esempio, non è che devo assolutamente eliminare la parte isometrica. Certo. È soltanto una questione di capire dove andare a lavorare. Certo. Però se, se è un atleta eh, che non ha particolari carenze, io invece mi avvicinerei sempre sul discorso di lavorare su un picco più alto possibile. Perché quello me lo troverò poi più avanti, quando andrò a fare una preparazione un pochino più specifica o speciale di quello che è la trasformazione, anche se è un termine che non mi piace tantissimo: trasformazione della forza. Quando andrò poi a lavorare in un periodo successivo. Certo. E' anche altresì vero, come hai detto poc'anzi, che lavorare su. 4-5 ripetizioni, cioè su carichi che mi consentono di lavorare sulle 4-5 ripetizioni, mi fa vedere anche se io ho problematiche all'interno della catena kinesiologica nell'eseguire certo. il gesto, che poi sarà invece il, la, la, la differenza tra farmi vincere o no. Certo. Non so se mi sono spiegato se la sì, risposta. Io credo tu, che tu ti sia spiegato molto bene. Spero che effettivamente sia stato così, anche per chi ci sta ascoltando, perché quello che hai detto, secondo me, è semplice. Ma vero e fondamentale. Quindi, eh, spero, spero veramente che sia stato compreso fino in fondo. Eh, Beppe, ti ringrazio, è stata una grazie, grazie, partecipazione grazie tua molto, mo, molto utile, molto bella e personalmente eh, per me, a me molto gradita. Ti ringrazio. Grazie, Buon Paolo. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao, Beppe. Passo la linea alla regia.